con il supporto di Sua Eccellenza Monsignor Pier Battista Pizzaballa e in collaborazione con la Pontificia Università Lateranense di Roma, il Tribunale Ecclesiastico del Patriarcato Latino di Gerusalemme ha organizzato in Giordania, presso il resort Mövenpick, l'ottava conferenza annuale di diritto canonico, dal titolo Verso una continua educazione nel diritto canonico nell'ambito matrimoniale, problemi, disposizioni e procedure nel diritto canonico. أهمية هذا المؤتمر إنه هذا المؤتمر هو المؤتمر الثامن بمعنى ضمان استمرارية التثقيف. Questa conferenza è importante per garantire la formazione continua e il lavoro con avvocati e giudici, per fornire adeguate conoscenze relative alla legge canonica, oltre allo scambio di esperienze giurisprudenziali condivise tra le chiese, per approfondire conoscenze lavorative e fornire un migliore supporto pastorale, giudiziale, legale alle giovani coppie in particolare, ma anche a quelle con cause in corso. المتداعين أمام المحاكم الكنسية. La conferenza è stata contrassegnata quest'anno da un'ampia partecipazione di giuristi provenienti da Iraq, Egitto, Palestina, Libano, Siria e anche dal paese ospitante, la Giordania, oltre che da rappresentanti di tutte le chiese cattoliche orientali presenti in Medio Oriente, come quella maronita, greco-cattolica, siriaca, armena, caldea, copta e assira. La nostra partecipazione come delegazione egiziana oggi a questa conferenza in Giordania è molto importante. Abbiamo urgente e costante necessità di aggiornare e rinnovare le nostre informazioni ed esperienze e scambiare opinioni su argomenti specifici, in particolare quelli relativi all'invalidità del matrimonio, ma anche al sostegno e all'accompagnamento allo stesso. In una conferenza tenuta da Monsignor Hanna Luan, vicario patriarcale per gli affari legali e giudiziari del Patriarcato Latino, si sono discusse le conseguenze nel diritto canonico delle molestie sessuali, mentre il tema della maturità e dei requisiti legali al matrimonio è stato presentato da Sua Eccellenza Dottor Hani Bakum, vicario patriarcale della Chiesa Copta Cattolica in Egitto. Il professor Conde della Pontificia Università Lateranense di Roma, nella sua relazione, ha parlato della prospettiva canonica del matrimonio da presentare ai fidanzati. Il punto principale che abbiamo voluto trattare è che le persone che si dedicano alla pastorale, i parroci, i sacerdoti, possano presentare alle persone che stanno per sposarsi i valori del diritto canonico, non vedano il diritto, la legge, come qualcosa di contrario all'amore, alla libertà e alla gioia tipica dello sposarsi, come se tutto quello che fanno le norme fossero ricordare i sacrifici, le rinunce, gli obblighi, e quindi aiutarli a comprendere nelle norme i valori che stanno dietro. Le aspettative principali è aiutare, come dice il titolo del convegno, ad una formazione continua e permanente in diritto canonico, non soltanto per esperti, non solo per avvocati, per mohami, per lawyer, ma anche per catechisti, per parroci e sacerdoti.